Bentornati sul canale, bene sì, è giunta l'ora della resa dei conti. Ta 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 ta. Tiriamo le somme di come è andato il 2019, quindi l'anno appena passato in termini di letture, grazie a un po' di dati da Goodreads e grazie alla mia Reading Challenge del 2019. Vediamo com'è andata e vi racconto anche quale sarà quella del 2020. Piccola digressione sul tema, quanto bella è questa pennetta nuova che mi ha rifatto la mia BFF. Grazie Tonsi, è stupenda, la uso tanto. Comunque, ad inizio 2019, prevedendo che sarebbe stato un anno un po' particolare, avevo deciso di tenermi comunque sulla cinquantina di libri letti in un anno e devo dire che contro ogni previsione sono riuscita anche a superare il limite, diciamo, perché ho letto ben 56 libri. E la cosa mi rende molto contenta. In realtà su Goodreads ne risultano 54 perché due libri che ho letto non rientravano nel catalogo di Goodreads, quindi io non so come si fa a inserire eccetera bla bla bla, e quindi in realtà tengo il dato di Instagram che è più affidabile, sono 56 libri letti su 50 che mi ero prefissata, quindi sono molto contenta di questa di questo risultato, contando che in alcuni mesi ho letto sì e no uno o due libri, mi va bene. Per il 2020, allora, siccome anche il 2020 per me sarà un anno X, questa volta provo a rimettere il target di 60 libri in un anno. Avrete già visto la scorsa settimana che vi avevo pubblicato i video dei top e flop dei libri. E se non l'avete visto ve lo lascio qui nelle i, come anche quello delle serie TV. Così, giusto per perché seguo anche molte serie TV, mi piacciono, vi lascio sempre comunque tutto qui nella i, quindi andate a vedere. Passando invece alla Reading Challenge, allora questo è il secondo anno, scusatemi, che seguivo la Reading Challenge di popsugar.com. Nel 2018 era stato un esperimento, mi ero trovata bene, quindi nel 2019 avevo deciso di replicarlo. Per questo devo dire grazie ad Ale, la pin-up dei libri, perché è stata lei a darmi l'idea. Devo dirvi che ad inizio 2019, quando avevo preso nota dei punti della Reading Challenge, già avevo visto che non sarebbe... avevo previsto che non sarebbe andata tanto bene quanto la 2018. In realtà non so se voi mi da quanto mi seguite, comunque il mio modo di seguire la Reading Challenge è: non acquisto libri apposta, non faccio letture apposta per diciamo soddisfare un punto della Reading Challenge, ma io faccio le mie letture. Se poi durante l'anno coincidono con i punti della Reading Challenge, meglio, oppure se sono indecisa tra due libri su cosa leggere, cerco di vedere se c'è qualcosa che risponda a questi punti, quindi è un po' un seguire così. Però ecco, diciamo che quest'anno ho coperto 20 punti su 50, che non sono tantissimi, ma le categorie che c'erano quest'anno non mi facevano impazzire, perché sono molti erano letture che proprio oltre a non essere nelle mie corde non mi interessava neanche fare, e quindi le ho bypassate alla grande. Il primo punto coperto è il punto numero 4, coperto a maggio, e diceva: un libro che pensi dovrebbe diventare un film, e io avevo messo sì, Come fermare il tempo di Matt Haig. E se avete visto il video dei top e flop dei libri del 2019, è stato uno dei miei libri top perché mi è piaciuto tantissimo. Poi subito a gennaio invece ho coperto il punto numero 5, che diceva: un libro con almeno 1 milione di voti su Goodreads, e Uomini e topi di Steinbeck, ok, che è stato uno dei primi libri che ho letto ad inizio 2019, rispondeva a questo requisito. Il punto numero 9 invece, sempre che ho coperto, diceva: un libro che avevi intenzione di leggere nel 2018. In realtà ce ne sono stati parecchi, perché quest'anno sono stata un po' più brava, ho messo un po' di giudizio sugli acquisti, in compenso ho smaltito un po' di libri che giacevano nella mia libreria da tanto, e uno di questi appunto che ho letto a novembre è stato Il viaggio della strega bambina, che avrei voluto, in realtà ce l'avevo in ebook da qualche anno, avrei sempre voluto leggerlo, ma l'anno scorso la Valle di Valle Libri me l'ha regalato come regalo di Natale, e quindi quest'anno mi sono decisa di leggerlo, quindi questo ci sta a pennello. Poi il punto numero 12, che invece è stato coperto nel mese di luglio, era un libro ispirato alla mitologia, leggenda e folklore, e io avevo letto appunto Folklore della Watson Edizioni, ci stava alla perfezione. Io ho un occhio per sorte, come tutti.
Poi, altro punto coperto nel mese invece qui di dicembre è stato il punto numero 18, che diceva un libro su qualcuno con un superpotere, e io per questo ho letto Ragazze elettriche, che ho letto appunto nel mese di dicembre. Poi, punto 2019, punto numero 19, coperto anche questo sempre nel mese di luglio, era un libro narrato da più punti di vista, con Lizzie di Shirley Jackson, perché sì, è un libro che effettivamente viene raccontato da vari punti di vista dei diversi protagonisti, quindi ci stava alla perfezione. Procediamo, punto numero 23, coperto nel mese di ottobre, diceva un libro ambientato in Scandinavia, e io ho letto L'estate degli annegamenti di George Bernstein, edito Neri Pozza, un libro che mi è piaciuto fra l'altro molto, è ambientato nelle isole della Norvegia, dovrebbe essere. Poi, punto numero 25, un debut novel. Questo l'ho coperto sempre a dicembre con Witchborn di Nicholas Bowling. Dopodiché, punto numero 26, l'ho soddisfatto nel mese di aprile, diceva un libro pubblicato nel 2019. E qui mi è venuto in aiuto l'eredità, aiuto del principe, di Vittoria Agostinelli, ossia la Vicky di Che libro mi sconsiglia, a cui mando ancora un grossissimo bacione per avermi inviato la sua opera. Punto numero 28, coperto anche questo a dicembre, un libro raccomandato da una celebrità che ammiri, e questo l'ho coperto sempre con Ragazze elettriche, perché Ragazze elettriche io l'ho conosciuto grazie al gruppo di lettura di Emma Watson, l'attrice che fa Hermione Granger su Harry Potter. Lei ha un gruppo di lettura dove leggono soprattutto tematiche femministe. Poi, punto numero 31, coperto anche questo ad aprile, un libro su una famiglia, e qui avevo letto Affari di famiglia di Muzzo Pappa, edito Fazio Editore, che riguardava appunto le vicende familiari ed ereditarie di questa signora e suo figlio, quindi molto spassoso, carino da leggere. Poi, punto numero 34, coperto invece nel mese di settembre, diceva un libro che include un matrimonio, io avevo letto Finché morte non ci separi o non vi separi, adesso non mi ricordo, di Abbi Editore. Punto numero 36, anche questo l'ho coperto subito all'inizio nel mese di gennaio, perché era una storia di fantasmi, e io ho letto La casa stregata e altri racconti, edito Elliot Edizioni, è praticamente una raccolta di racconti incentrati su case stregate, fantasmi, eccetera eccetera. Punto numero 37 invece l'ho coperto ad agosto, era un libro con un titolo di due parole, e io ho letto Mamma Tandori della ISBN edizione di Van der Kvast. Poi, punto numero 40, il tuo suggerimento preferito da una Pop Sugar Reading Challenge passata, e qui ho un po' barato perché l'ho coperto sempre a dicembre con Ragazze elettriche, perché appunto vi si ricollegava al punto dell'anno scorso, che suggeriva un libro segnalato dal book club di una celebrità, e quindi sempre Emma Watson, Ragazze elettriche, eccetera eccetera. Poi andiamo nella fase degli advanced, io me li scrivo advanced ma in realtà per me è tutto insieme. Punto numero 43, soddisfatto anche questo ad agosto. Agosto è stato un mese buono, ho letto tanti libri. E era un libro on voice, cioè raccontato praticamente in prima persona, e io ho scritto, ho segnato Nato per non correre, edito Casa Sirio, dove il protagonista, di cui non mi ricordo il nome, scusami autore, racconta la sua esperienza di emofilico, e di come riesce a partecipare e concludere la maratona di New York con la sua malattia congenita, quindi sì, perfetto. Poi, punto numero 44, questo l'ho soddisfatto invece nel mese di luglio, ossia leggere un libro durante la stagione in cui è ambientato. Allora, io a luglio questo l'ho risolta con Una notte d'estate e altri racconti, anche questa è una raccolta di racconti della Elliot Edizioni, e cioè, c'è anche il nome estate nel titolo, luglio è piena estate, quindi non fa una piega. Punto numero 46, soddisfatto invece nel mese di giugno questa volta, e dice un libro senza capitoli. Ah sì, è vero, ho letto L'amante di Wittgenstein, che non mi è piaciuto, infatti è finito anche nei flop del 2019, però almeno mi ha aiutato a coprire un punto della Reading Challenge. E basta, questi erano tutti i punti che ho coperto quest'anno.
E sono contenta perché poi durante l'anno ho coperto varie, per esempio ho portato a termine la mia TBR estiva, il che è una cosa assai rara. Ho coperto per più della metà, vediamola così, la mia TBR autunnale, che anche questa non ci va male. Ho partecipato a gruppi di lettura, reading challenge, eccetera, eccetera. Quindi dai, va bene, sono abbastanza soddisfatta. Adesso parliamo del 2020. Anche per il 2020 ho deciso di affidarmi alla reading challenge di popsugar.com perché sono andata a leggermi i punti e quest'anno sembrano molto molto interessanti. Più che altro mi sembra di avere abbastanza titoli che anche già in mio possesso che possono andare a coprire questi punti, quindi alcuni vedete mi sono già messa i post-it, mi sono già presa nota perché li voglio leggere assolutamente. Ve li elenco tutti al volo, velocemente. Allora, sono sempre 50 punti da leggere in un anno. Io comunque vi lascerò magari il link, non lo so se riesco, qui nelle i da qualche parte. Adesso non so, perché in fase di editing vediamo se mi va, controllate l'info box, perché magari ve li elenco tutti in info box, oppure ve li lascio qui nelle i. Staremo a vedere. Comunque, partiamo subito. Punto numero 1, un libro pubblicato nel 2020. Dai, facile. Allora, vi dico che questi li ho tradotti perché sono tutti in inglese e alcuni hanno avuto una traduzione un po' strana, tipo il punto numero 1 dice un libro pubblicato nel 2020, vabbè, grazie. Punto numero 2, un libro di un autore trans o non binario. Non so che cosa intendessero per non binario, comunque tengo trans, quindi comunque un autore che ha cambiato, sta cambiando, anzi, sesso. Oh, non so, non ne conosco, ma chi lo sa, un anno è lungo, quindi vedremo. Punto numero 3, un libro con un'ottima grande prima riga, prima linea, cioè un ottimo tipo incipit sarà. Numero 4, un libro riguardante un book club. Punto numero 5, ecco, quest'anno ci sono un po' di domande incentrate sulle Olimpiadi, perché appunto nel 2020 ci saranno le Olimpiadi, però vabbè. E infatti il punto numero 5 dice un libro ambientato in una città che ha ospitato le Olimpiadi. Numero 6, un romanzo di formazione. Punto numero 7, il primo libro toccato nella libreria con gli occhi chiusi. Oh mamma mia, questo lo devo fare adesso. Siete pronti? Lo facciamo in diretta. Allora, sceglierò quest'ultimo ripiano, ma da più o meno dove vedete Tormund in qua, perché di qua ci sono gli Einaudi e li ho praticamente quasi letti tutti, quindi ho più probabilità di beccare un libro che non ho ancora letto di qua. Siamo pronti? Scelgo. Non ho neanche dato un ultimo, ho ribaltato tutti i Funko Pop, non ho neanche dato un'ultima occhiata a come ho disposto le case editrici. Questo. Chi sei? Oh! Dino Buzzati, 60 racconti. Beh, di questo sono contentissima, non l'avevo per niente riconosciuto dalla copertina. E aspettate che riabbasso qua. Sono contentissima perché io desidero approcciarmi a questo autore da tantissimo tempo, anche se volevo iniziare dalla Boutique del Mistero, però so che chi ha letto anche questo, tipo la Mary di Mary's Reading, sei stata tu, me l'avevi anche consigliato tu, anche se è una bella mole, però sono racconti, voi sapete che io adoro leggere racconti, quindi dovrebbe riuscirmi veloce, quindi accetto la sfida. Procediamo, punto numero 8. Un libro con un'immagine upside down in copertina. Ce l'avrei anche già in libreria, che aspetta da un po'. Numero 9, un libro con una mappa. Vabbè, qui andiamo a nozze, ne ho tantissimi. Il 10 dice un libro raccomandato dal tuo blog, vlog, podcast o book club online preferito. Punto numero 11, un'antologia. Punto numero 12, un libro che ha passato il del test, non so come sia la pronuncia giusto, però sono andata a cercarmi in internet che cacchio è sto Bech del test. Il libro quindi supera questo test se al suo interno ci sono due personaggi femminili che almeno una volta si incontrano, interagiscono fra di loro, parlano fra di loro di argomenti che non riguardino il genere maschile, l'uomo in generale. Quindi ci devono essere, che ne so, due donne che parlano il cane, due donne che parlano del lavoro, due donne che parlano della carriera, il tutto non devono mai centrare nei loro discorsi uomini, comunque esseri umani di sesso maschile.
È un po' strano come punto. Punto numero 13. Un libro con lo stesso titolo di un film o serie TV, ma non legato ad esso assolutamente. Punto numero 14. Un libro di un autore con la flora o la fauna nel nome. Quindi dai, questo si può fare. Punto numero 15, un libro riguardante i social media, e io per questo mi sono appuntata che vorrei leggere The Circle, il cerchio, da quale poi è stato tratto anche il film con appunto la protagonista Emma Watson. Punto numero 16, un libro con un libro in copertina. 17, un thriller nordico. Questo credo che lo salterò perché non amo i thriller. Punto numero 18, un libro con una lingua inventata. Punto numero 19, un libro ambientato in una città paese che inizia con la C. Punto numero 20, un libro che hai preso perché il titolo ha catturato la tua attenzione. Punto numero 21, un libro pubblicato nel mese del tuo compleanno. Punto numero 22, anche questo sono andata a cercarmelo in internet perché dice un libro su una donna o di una donna in STEM, usavano l'acronimo loro, quindi riguardante una donna oppure scritto da una donna che abbia dei riconoscimenti o comunque abbia a che fare nell'ambito della scienza, technology, engineering e ingegneria e matematica. Punto numero 23, un libro che ha vinto un award nel 2019. Allora, punto numero 24, un libro su un soggetto di cui non conosci nulla. Punto numero 25, un libro con solo parole in copertina, niente immagini, niente grafiche. Punto numero 26, un libro con un gioco di parole nel titolo. Questo è difficile. Punto numero 27, un libro su uno dei sette peccati capitali. Punto numero 28, un libro con un robot, un cyborg o un personaggio con l'intelligenza artificiale praticamente. Punto numero 29, un libro con un uccello nella cover. Punto numero 30, un libro di fiction o non fiction su un leader mondiale. Io adesso non lo so se questo rientrerà nel leader mondiale o meno, però mi sarebbe tanto piaciuto leggere la biografia o autobiografia, no, biografia di Steve Jobs, quindi magari vediamo. Punto numero 31, un libro con la parola oro, argento o bronzo nel titolo. Vi ho detto che quest'anno è molto incentrato sulle Olimpiadi. 32, un libro di una donna, WOC, scritto WOC, Woman of Color, quindi scritto da una donna di colore. Punto numero 33, un libro valutato almeno 4 stelline su Goodreads. Punto numero 34, un libro che intendevi leggere nel 2019. Punto numero 35, un libro con 3 parole nel titolo. 36, un libro con la cover rosa. 37, un western, ecco questo credo che molto probabilmente non lo coprirò come punto. Punto numero 38, un libro di o su un giornalista. Punto numero 39, leggi un libro vietato o proibito durante la Banned Books Week. Anche qui mi sono fatta l'appunto, sono andata a leggermi in internet che cos'è la Banned Books Week. Praticamente è un'iniziativa che è stata lanciata nel 1982 per celebrare la libertà di lettura. Quindi solitamente verso l'ultima settimana di settembre, quindi quest'anno cadrà dal 20 al 26 settembre 2020, praticamente viene stilata questa lista di libri proibiti e si legge da quella lista lì. Sono curiosa, vedremo. Punto numero 40, qui finiscono diciamo i punti base, chiamiamoli così, è il tuo punto preferito di una Pop Sugar Reading Challenge passata. Punto numero 41, un libro scritto da un autore a 20 anni. Punto numero 42, un libro con il numero 20 in cifra o la parola 20 nel titolo. 43, un libro con un personaggio con disabilità visiva o miglioramento. Non lo so, vabbè. 44, un libro ambientato nel Giappone che ospiterà le Olimpiadi nel 2020. 45, un libro ambientato negli anni 20, cioè nel 1920. 46, un libro di un autore che ha scritto più di 20 libri.
47, un libro con più di 20 lettere nel titolo. 48, un libro pubblicato nel XX secolo. 49, un libro da una serie di più di 20 libri. Questo non credo che lo leggerò, cioè è difficilissimo questo punto, anche perché onestamente ragazzi, cioè serie con più di 20 libri, aiuto. Punto numero 50, ultimo, un libro con un protagonista sui 20 anni. Finito. Oh. Con questo abbiamo concluso quello che sarà la mia Reading Challenge 2020. Come vi dicevo, sono contenta perché di questi 50 punti già molti vedo che posso coprirli con libri che sono già in mio possesso e che magari desidero leggere tanto, quindi mi serve da sprono ulteriore. Spero che vi interessi anche voi, perché possa essere di spunto anche per voi, e anzi se avete suggerimenti su alcuni punti scrivetemeli pure qui o in privato, eccetera. Direi che come primo video dell'anno siamo partiti proprio col botto e con un bel video pesantone da mezz'ora, ma va bene, dai. Yeah. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video, io vi mando un grossissimo bacione e ricordatevi di iscrivervi al mio canale per supportarmi e mettermi un like se i miei video vi piacciono, vi tengono compagnia. Alla prossima, ciao!